Perfetto, intanto che arriviamo iniziamo a partire. Ecco qua, che rotaia del tram. Ardita, che rotaia del tram e tombini presenti sulla carreggiata stradale non costituiscono un pericolo per un conducente di veicolo a due ruote. È falso, perfetto. Allora. Poi, Davide, signor Figuato preannuncia una strada senza uscita. Falso. Valentino, intanto. Allora, Diana. Le persone che soffrono di particolari malattie certificate non sono tenute ad agganciare la cintura di sicurezza. Sì. Buongiorno Beppe. Ciao Valentino. È vero? Buongiorno a tutti. Buondì. Allora, io ti faccio l'esempio, ad esempio, mio suocero, no, che ha avuto un bypass, cioè un'operazione al cuore con 5 bypass. Quindi. Gli hanno detto che potrebbe essere pericoloso, perché magari un urto violento che tira via schiaccia tutto e quindi in quel caso lì è esonerato la cintura di sicurezza. Però deve essere il medico, non il tuo medico che lo stabilisce, deve essere proprio il medico del ministero, prego, la commissione medica. Una delle domande che mi sono riuscita a fare è durante il fatto di gravidanza. Anche stato di gravidanza. Quindi era un po' in dubbio perché il fatto di gravidanza può essere la limite della gravidanza. Ma anche quello sempre, sì, certificato sempre dalla commissione medica, eh? Quindi non è il tuo ginecologo che lo stabilisce. In base all'entità della gravidanza, alla pericolosità che c'è o cosa, lo possono eventualmente esonerare. Sì, che è quello che devi dimostrare alla polizia se ti fermi. Ok. Allora. Quindi non sono tenuto ad agganciare il centro di sicurezza, vero? Anita, in presenza del signor Raffigurato è consentito il transito di un autotreno lungo 10 minuti. Cosa c'è scritto qua? Ah, quindi vero, perché se fosse 10,5 non può più, ok? Vanessa, è consentita la marcia per file parallele su strade e due corsie per senso di marcia ad un incrocio regolato da semaforo. Attenzione, due corsie per senso di marcia ad un incrocio regolato da semaforo. Non Ok? si può fare parallele con l'autostrada, giusto? Su autostrada no, a meno che siamo in una situazione di incrocio, allora lì sì, ma ad un incrocio a due corsie regolato da semaforo. Si può, ok. Vero. Tiziana, i segnali raffigurati posto in corrispondenza di una pista riservata in alcuni giorni ai pedoni e in altri alle biciclette. Falso. Falso, perfetto. Valentino, il segnale raffigurato vieta la sosta nella fascia oraria indicata dei giorni festivi. Vero. Vero, perché i giorni festivi c'è la croce, per cui amico. Mattia, i pedoni, soprattutto i bambini, rischiano di rimanere fuori dal campo visivo del conducente di un veicolo fuori strada su a causa delle dimensioni del mezzo. Vero. Avevo saltato Davide, non l'avevo messo. Vero. Davide, la sosta negli spazi riservati alla fermata e la sosta dei veicoli per persone invalide comporta una sanzione pecuniaria, ma non la sottrazione di punti dalla patente del conducente. Falso. Falso, addirittura 8 punti di torno adesso. Eh? Ardita di nuovo, il simbolo raffigurato nel comando degli indicatori di direzione. Certo. Diana, il giubbotto, le bretelle retroriflettenti Il ad alta visibilità. giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità possono sostituire, L'ho schiacciato io. in ogni caso, il triangolo mobile di pericolo. Falso perché non possono sostituire, eh? Sono due cose alternative che si usano. Anita, non è figurato di non avere risorse per gli autocarri, falso. Vanessa, il semaforo in figura riguarda i veicoli che devono proseguire nella direzione della freccia.
Vero, perfetto, perché un semaforo di corsia. Tiziana, se lo sterzo vibra si deve far controllare la bilanciatura delle ruote posteriori. Vero. Lo sterzo è davanti, Falso. parla delle ruote posteriori. Vibra. Il terzo vibra, si deve far controllare. Ah no, non posteriori, anteriori. Esatto, quindi falso. Scusa. Ok? Valentino, rispondi solamente alle tue domande, Valentino, non rispondere, lascia che gli altri rispondano, poi eventualmente intervieni dopo, ok? Valentino, il signor Raffigurato preannuncia di moderare particolarmente la velocità e all'occorrenza fermarsi. Certo, Vero. per un segnale di precedenza. Mattia, in un secondo si percorrono circa 10 metri se si viaggia a 100 km orari. Vero. Non è un po' poco? Allora, falso. Ti ricordi la formula com'è? La velocità diviso 10 moltiplicato per 3. Ok? Davide, il segnale raffigurato indica un posto telefonico pubblico nelle vicinanze. Falso, perché indica un distributore. Ardita di nuovo, quando si marcia in colonna conviene aumentare la distanza di sicurezza per evitare tamponamenti a catena. Benissimo. Diana, se l'infortunato della strada è entrato un corpo esterno in un occhio, o scheggia di vetro, legno alto, bisogna bendare o senza procedere a darti manovre. Normalmente non si deve toccare. Esatto, non si deve toccare. Esatto, quindi glielo bendiamo e basta. Bisogna bendare o senza procedere a darti manovre, è vero. No, ma che lui tenga l'occhio chiuso e poi lo bendi in modo proprio che così con la benda non vada a toccarsi. Ma piuttosto che stare lì a toccare o meno, ci penseranno poi in ospedale eventualmente. Anita, per consumare meno carburante è opportuno collocare i bagagli sul tetto del veicolo. Falso, perché anzi aumentiamo il consumo perché fa più freddo. Vanessa, in vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che le reazioni dei bambini che attraversano sono imprevedibili e quindi possono creare pericolo. Esatto. Tiziana, il segnale raffigurato comporta di procedere a velocità moderata e di evitare brusche manovre. Vero. Vero, perché abbiamo una strada sdrucciolevole, quindi soprattutto sul bagnato. Valentino, limite massimo di velocità per un autoveicolo fino a 3,5 tonnellate sulle strade stradali principali è di 80 km/h. Vero. Valentino, fino a 3,5 tonnellate, non superiore. Quindi quello che si scrive Ah, come appendice falso, B. falso. Quant'è? Pensavo superiore. Esatto, quant'è? Ti ricordi la velocità? E stradali principali? 110, eh? Mattia, la patente di categoria B1 abilita a condurre i motocicli con o senza carrozzetta di cilindrata fino a 125 centimetri cubi, di potenza non superiore a 11 kW e con rapporto potenza-peso non superiore a 0,1 kW su chilogrammo. B1. Falso. Falso, perché la B1 mi consente di dare i quadricicli o i quad. Davide, nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo B deve passare per ultimo. Passa H, passa D e B per ultimo. Perfetto. Ardita, quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, è possibile continuare ad usare il veicolo solo se si è disposti a pagare personalmente gli eventuali danni arrecati. Falso, perché la responsabilità c'è il penale se si viaggia senza e quindi non possiamo proprio utilizzarlo. Diana, se un infortunato della strada ha avuto un trauma della gabbia toracica, bisogna assisterlo fino all'arrivo del soccorso medico. Vero? Qualsiasi incidente, dobbiamo assistere. Anita, la striscia bianca continua di mezzo in figura permette la manovra di sorpasso senza superare. Ok? Vanessa, lo specchio retrovisore centrale del nostro veicolo può essere rimosso se il veicolo è dotato di specchio laterale sinistro. Assolutamente sì. Tiziana, è vietato il sorpasso di veicoli in lento movimento a causa di congestione della circolazione quando
A tal fine è necessario spostarsi sul lato sinistro all'altro senso di marcia. Allora, è vero. Vero, perché viaggerei contromano. Ok, perfetto. Valentino, più niente perché abbiamo finito. Oh, stavolta ce l'abbiamo fatta, non fare errori. Perfetto, benissimo, andiamo avanti che dobbiamo proseguire con la nostra lezione sempre per gli incidenti, giusto? Eravamo rimasti. Ok, quindi A e B. Incidenti stradali, eravamo rimasti con porta, infossamento, acquapieni, gallerie. Ah, finito. I quiz vari. Fammi vedere i quiz vari cosa sono, se magari sono cose furbe. Ma non ci fa vedere niente, quindi nessun quiz vario. Va bene, e allora andiamo avanti, meglio così. Meglio così, meglio così. Allora, alcol, droghe, primo soccorso. Allora, è inutile che vi sto a dire che assolutamente quando siamo alla guida non dobbiamo bere assolutamente niente, soprattutto come neopatentati o soprattutto se siamo degli autisti professionali, quindi conduciamo un autobus o conduciamo un autocarro, dobbiamo assolutamente avere un tasso alcolemico uguale a zero. Neopatentati per i primi 3 anni anche il tasso alcolemico è uguale a zero, quindi vuol dire che non devo bere neanche birra e gazzosa. Dopo i 3 anni, solamente in Italia, perché ad esempio mi hanno detto in Romania per sempre, chi è la guida in Romania da quando sta guidando per tutta la vita il tasso alcolemico zero. Invece in Italia sono stati, diciamo, visto che è il paese del vino, sono stati più, diciamo, più bravi e hanno concesso uno 0,5 grammi ogni litro. Cosa vuol dire questo? Una birretta, non di più, eh? Già 2 birre, superiamo. Ok? Quindi vale soprattutto 0,5 grammi per litro, varia secondo una donna piuttosto che un uomo, il peso delle persone. Quindi dipende dal metabolismo delle persone. Alcuni potrebbe essere una birra, un altro potrebbe essere due. Comunque è veramente limitato a questa quantità qua. Ora, l'alcol provoca, ecco, le cause che cosa può provocare? Ciao, Elisa. Allora, l'alcol cosa può provocare? Vabbè, tutti saremmo stati ubriachi almeno una volta nella vita, quindi non penso che nessuno non abbia mai avuto dei casi di qualcuno che abbia bevuto eccessivamente. Allora, varia a seconda, perché non tutti ci comportiamo con lo stesso modo. Chi si diventa nervoso, chi diventa cattivo, chi diventa più spericolato, altri invece che si annebbia la vista e viene colpo di sonno. Quindi non si può fare una statistica generale per tutti, ma diciamo che varia a seconda un pochettino del tipo di persona. Comunque, cosa può provocare? Vediamo un attimino. L'offuscamento della vista e la diminuzione dei riflessi. Chiaramente più aumenta la quantità di alcol e più i riflessi diventano rallentati. Ok? Anche il pericolo, che non ho più la sensazione del pericolo, quindi posso anche aumentare la mia velocità non avendo la percezione proprio del pericolo. Quindi lo stato di ebbrezza durante la guida produce in alcuni casi invece eccitazione ed imprudenza. Quindi dipende. Qui infatti dice diminuzione dei riflessi, offuscamento, eccitazione, imprudenza. Lo stato di ebbrezza durante la guida può causare sonnolenza o alterare i tempi di reazione. Vedete che ci dà varie opportunità, proprio perché a seconda delle persone non tutti hanno le stesse reazioni. Tutte queste definizioni che stiamo vedendo adesso sono quelle che poi troviamo sul quiz. Allora, lo stato di ebbrezza durante la guida può essere accertato con un alcol test a cui è obbligatorio sottoporsi se richiesto dagli agenti di polizia. Quindi gli agenti di polizia ci fermano, ci fanno soffiare dentro questo dispositivo qua. Se supera di poco, quindi invece di 0, vabbè, voi che siete 0, finita la festa, in sospensione subito dalla patente. Per chi invece ha 0,5 grammi per litro, se supera di poco 0,6-0,7, mi fanno aspettare una mezz'oretta lì, perché può darsi che nel frattempo cali, e poi mi fanno di nuovo soffiare per avere la certezza di effettivamente. Se ritorno sotto 0,5 non sono problemi. Se invece rimango sopra il 0,5, allora a quel punto lì scatta quella che è la sospensione della patente, più le sanzioni amministrative, più tutto il resto.
Quindi è necessario che trascorrano alcune ore affinché un conducente che abbia assunto una quantità eccessiva di bevanda alcolica recuperi l'idoneità alla guida. Ma minimo, minimo, minimo è 2 ore, ma forse non bastano nemmeno. Per cui se usciamo da un pranzo, aspettiamo, ok, un matrimonio o quant'altro. Cosa comporta lo stato di ebbrezza durante la guida? Viene punita con l'arresto, il ritiro della patente e con il pagamento di una somma di denaro. Attenzione! L'arresto non subito, l'arresto se ho avuto un incidente, allora in quel caso lì sì, ok? Ma non è se mi fermano che non, per un controllo, non è che mi arrestano subito, mi ritirano la patente, quello sì, e quindi mi obbligano a lasciare lì l'autovettura o deve venire qualcuno a prendere. Ma l'arresto è solamente se c'è stato un incidente grave. Pagamento della somma di denaro, non subito anche, la pagherò poi successivamente. Quindi, per quanto riguarda il tempo di reazione, aumenta a seguito l'assunzione di farmaci per il mal d'auto. Quindi attenzione, anche se noi usufruiamo di alcuni farmaci, tipo quelli del mal d'auto o gli antidepressivi o gli antidolorifici, potrebbero chiaramente influenzare su quello che è l'attenzione, perché riducono magari quello che è, ad esempio, per questi farmaci la nausea. E quindi subentra sul cervello un certo assopimento, per cui potrebbero ridurre i riflessi. Pertanto è consigliabile alcuni farmaci, tanto c'è scritto sul fogliettino dei farmaci, c'è scritto non utilizzare il macchinario, non mettersi alla guida quando si fa uso di queste sostanze. O se no, comunque chiediamo informazioni eventualmente al dottore o al farmacista. Per quanto riguarda le droghe, non c'è una quantità specifica o un tipo di droga. Qualsiasi droga viene punita, che sia un po' di hashish, che sia marijuana, che sia cocaina, cosa, non ha importanza, viene punita tutta allo stesso modo. Quindi anche in questo caso la droga fa aumentare i tempi di reazione, provoca anche qui sonnolenza, dipende anche dal tipo di droga. Di conseguenza, anche in questo caso, siamo soggetti anche qui al ritiro immediato della patente, più quello che sono tutte le sospensioni, 1 mese, 2 mesi a seconda, e dei controlli ogni tot mesi per quanto riguarda la commissione medica, per vedere se ne abusiamo normalmente, o è stato solo un caso sporadico. Altre situazioni, come dicevo prima, psicofarmaci, quindi antidepressivi, antidolorifici, che possono influenzare durante la guida e avere un effetto negativo, dobbiamo fare attenzione. Definizioni che troviamo sui quiz, che andiamo a ingrandire un po' così, ecco qua che mi faccio sempre questo pasticcio qua, così si vedono meglio. Allora, tutte false. L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di bevande gassate? No, se bevo la Coca-Cola non è che mi produce, sì, magari mi produce allegria, ma non è che è negativa per la guida, eh. Poi un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche può recuperare velocemente l'idoneità alla guida se assume kaffamara. Anche questa è falsa. L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso del kaffamara in integratore di sali minerali. Falsa. L'assunzione di bevande superalcoliche durante un pasto abbondante non compromette la facoltà di guida. È falsa. Chi guida in stato di ebbrezza ha tempi di reazione più rapidi e il contrario. E ci facciamo un giro di domande e andiamo subito. Elisa, visto che sei arrivata per l'ultima, parti per prima. L'assunzione di alcol rende meno sicura la guida perché può rallentare i riflessi. Ok, Davide. L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di allucinogeni, LSD, ecstasy, eccetera. Mattia, l'assunzione di alcol rende meno sicura la guida perché può modificare pericolosamente la capacità di concentrazione e attenzione. Vero. Ok. Valentino, l'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di integratori di sali minerali. Falso. Certo. Tiziana, un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche può recuperare velocemente l'idoneità alla guida se assume cibi piuttosto salati. Falso. Ok. Vanessa, un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche non può recuperare velocemente l'idoneità alla guida, specie se ha assunto anche dei farmaci. Vero, perché peggioriamo ancora, i farmaci più l'alcol peggiora la situazione. Anita, l'assunzione di alcol rende la guida più sicura, più allegra e meno noiosa. Allora, più allegra magari sì, eh? Meno noiosa anche, ma senz'altro non più sicura.
Diana, l'assunzione di alcol rende più sicura la guida perché annulla la stanchezza? Falso, è ardita, l'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di caffè amaro. Ok. Allora, quando è sconsigliabile guidare? Oh, allora, prima di tutto, primo caso di quando è sconsigliabile guidare è quando si è sonno, si è stanchi o cosa, perché in effetti la stanchezza può provocare sonnolenza. Di conseguenza ce ne accorgiamo, non è che di colpo ci addormentiamo. Quando abbiamo i primi sintomi, cosa vuol dire? Che inizio a sbadigliare, che inizio a avere la posizione che non mi è tanto comoda, che inizio a non essere più concentrato sulla guida e quindi perdo, soprattutto mentre sto guidando, la concentrazione. Vuol dire che mi sto per addormentare. Non serve niente aprire il finestrino, non serve niente mettere la radio al massimo perché il colpo di sonno quando arriva, il cervello chiudi gli occhi e buonanotte. E dove sto andando? Sto andando. Quindi conviene che ci fermiamo, possibilmente in una piazzola di sosta, in un'area di servizio. Se proprio non ce la faccio più, anche la corsia d'emergenza. Anche se la corsia d'emergenza non è tanto, diciamo, un pochettino pericolosa, è comunque piuttosto che andare a sbattere, è meglio che ci fermiamo. Basta magari un quarto d'ora, 10 minuti. O meglio ancora, se mi fermo magari in un'area di servizio, mi sgranchisco perché può darsi anche che sia la posizione, tutto da prendere un caffè o meno, in modo da cambiare quella che è l'attitudine in quel momento lì. Poi, altri casi in cui potrebbe essere pericoloso guidare, quando si è in uno stato emotivo alterato, quindi o bisticciato, con la fidanzata, come fidanzato. Mi è andata male un'interrogazione, tante cose che possono influenzare negativamente. Per cui la mia concentrazione non è solamente su quello che sto facendo, ma penso ad eventuali soluzioni di quello che potrebbe essere un problema. Altra situazione, alimentazione pesante, quindi la quantità di sangue che abbiamo nel nostro corpo, 5 litri più o meno, se noi mangiamo tanto o pesante, per la digestione influisce tutto lo stomaco per facilitare la digestione. Quindi, dato che il sangue è sempre quello, da altre parti diminuisce, quindi aumenta da una parte e diminuisce dall'altra. Dov'è che va a diminuire? Soprattutto nel cervello. Quindi, diminuendo la quantità di sangue nel cervello, mi può provocare poi sonnolenza. Quindi, quando dobbiamo fare i viaggi lunghi, limitiamoci a mangiare poca roba, ok? Quindi, non pasti pesanti. Poi abbiamo visto il mal d'auto può provocare appunto i farmaci che pigliamo, mi può provocare quel senso di sonnolenza anche in questo caso, quindi evitiamoceli. E abbiamo già finito, poca roba, siamo velocissimi. Ardita, è sconsigliabile guidare quando si ha uno stato emotivo alterato. Ok. Diana, è opportuno per il conducente che accusa segni di stanchezza avvicinarsi il più possibile al veicolo che lo precede nella marcia. Falso, che così andiamo a tamponare. Anita, l'alimentazione con cibi di difficile digestione può provocare una diminuzione dell'attenzione e un aumento dei tempi di reazione. Vero? Sì, perché ho meno sangue al cervello, quindi riduco i tempi di reazione. Se ho mangiato pesante, mi può provocare sonnolenza. Vanessa, un'alimentazione pesante e eccessiva è sconsigliata per chi deve guidare. Ok, Tiziana, è opportuno per il conducente che accusa segni di stanchezza raggiungere la più vicina piazzola di sosta e riposare. Vero. Ok, e qui abbiamo finito. Andiamo avanti. Questo è abbastanza veloce come capito. Uso delle lenti e occhiali. Abbiamo già detto, quando facciamo la visita medica, e quindi dobbiamo iscriverci all'autoscuola, il medico, questo qui chiaramente è la scuola guida, ha detto solo il controllo effettivamente dell'udito della vista. Quindi stabilisce in base alla lettura di quella tabella che c'è da tutte le parti nelle scuole guida, la vostra capacità di vedere a distanza. Di conseguenza può obbligare durante la guida a utilizzare o gli occhiali o le lenti a contatto.
L'obbligo vale per tutte le 24 ore, quindi non solamente di giorno, non solamente di notte, ma per tutte le 24 ore. Quindi io devo sempre avere o gli occhiali e comunque conviene avere sempre un paio di occhiali di scorta, nel caso che li perda, li rompo. Il codice con cui viene stabilito l'obbligo di lenti è il codice 01, che abbiamo detto è un codice armonizzato che viene riconosciuto su tutti i territori della Comunità Europea. Ok? Pertanto, il nostro codice è questo qui, viene posto qui nella parte bassa, si devono usare occhiali da vista o lente a contatto. Se sulla patente di guida è indicato l'obbligo con il codice armonizzato 01, va bene, quindi 24 ore su 24 su tutti i tipi di strada. E anche qui è veloce, anche qua. Quindi siamo arrivati a Valentino. Durante la guida si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto se nella patente figura per esteso o sotto forma di codice tale obbligo. Valentino, ce lo siamo andati. C'è rimasta poca gente. Allora, Valentino c'è andato, Mattia è rimasto. No, c'è Valentino. Vero. Ah, bene, ok. Sei addormentato, Valentino. Mattia, durante la guida si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto soltanto in caso di scarsa visibilità. Falso. Ok, Davide? Durante la guida si devono usare gli occhiali da vista o lente contatto quando indicato sulla patente. Ok, Elisa, durante la guida si devono usare gli occhiali da vista o lente contatto se nella patente è stato inserito il codice armonizzato 01. Ardita, durante la guida si deve fare uso di occhiali da vista o di lente contatto solo quando la miopia supera 6 diottrie. No, è il dottore che deve stabilire, non quando non c'è. Il discorso delle 6 diottrie. E comunque, diciamo, la normativa prevede, poi non c'è sul quiz, eh? Sulle 6 diottrie? Ah no, quella domanda c'è. Sì, Ah, ma no, sulla diatria no. no, sulle diottrie, no, infatti, questa c'è. Comunque, l'importante è che la somma dei due occhi io abbia almeno 11 diottrie. Quindi potrei avere 5 da una parte e 6 dall'altra, e quindi non ho l'obbligo degli occhiali. Ma se è inferiore a 11 diottrie, devo mettere gli occhiali. Però non c'è sul kit, è questo. Giusto così a titolo informativo. Le diottrie sono in grado di quanto io ci vedo o meno di distanza. Ok, Ok? quindi questa è forza per superare la serie. Sì, però ti ripeto, la domanda è falsa non perché supera 6 diottrie o meno, ma perché durante la guida abbiamo l'obbligo degli occhiali quando lo stabilisce il medico. Se c'era scritto quando lo stabilisce il medico era vero. Ok, ma non per quanto riguarda le diottrie, perché qui non siamo tenuti a saperlo, ok? Non è che... Diana. Durante la guida si deve fare uso di occhiali da vista o lenti a contatto soltanto sulle autostrade e sulle strade stradali principali. Ok, Anita, durante la guida si deve usare gli occhiali da vista o lenti a contatto se nella patente si trova indicato tale obbligo. E Vanessa, durante la guida si deve fare uso di occhiali da vista o lenti a contatto a mezz'ora dopo il tramonto del sole, a mezz'ora prima del suo solito. E abbiamo finito qua. Altre precauzioni. Primo soccorso. Oh, qui c'è tutta una parte che troviamo direttamente. Io sono un pochettino stupida, comunque prevista, andiamo a vedere. Perché se non siamo in grado di prestare soccorso, che siamo dei dottori, è meglio lasciare perdere. Comunque, per quanto riguarda gli incidenti, quando c'è un incidente con dei feriti, abbiamo l'obbligo di fermarci, obbligo morale, ma obbligo anche a livello penale, se non ci fermiamo, eh. Quindi soccorso infortunato alla strada è un obbligo stabilito dall'articolo 593 del codice penale ed anche un dovere morale di ogni cittadino. L'omissione di soccorso è un reato gravissimo ed è punita penalmente, soprattutto se sono io che ho causato l'incidente e poi sono scappato, in questo caso c'è effettivamente il rischio di arresto. Allora, assiste la vittima come, infatti, qui ce lo dice, come meglio possibile in attesa di più adeguati soccorsi. Quindi è chiaro, mi fermo, chiamerò il 112, 118, quello che è,
farò delle segnalazioni, metto il triangolo, faccio delle segnalazioni manuali, mi avvicino per vedere prima di chiamare il 118 se la persona è svenuta, vedo se una persona è svenuta, se ha perso i sensi o meno, giusto per dare delle informazioni, se sta perdendo del sangue o cosa. Però se non sono in grado di fare delle manovre specifiche, tipo il massaggio cardiaco o la respirazione artificiale, è meglio evitare. Posso intervenire eventualmente se c'è rischio di incendio, allora posso spostare la vittima, perché piuttosto che vada a fuoco la spostiamo. Ma se no, spostarla con il rischio di peggiorare la situazione, delle lesioni alla colonna vertebrale o cosa, non la tocchiamo. Quindi, impedire che la vittima subisca ulteriori lesioni, impedendo mai destri interventi di terzi. Quindi non la tiriamo, non la spostiamo, a meno che, ripeto, sia in pericolo ulteriore di vita, che rischi magari di un incendio o comunque che è in mezzo alla strada e quindi rischia di essere travolta da altri veicoli. Allora, in quel caso lì, eventualmente facciamo attenzione. Cerchiamo noi di evitare il traffico, però teniamo conto che dobbiamo tenere anche la nostra salvaguardia della nostra persona, ok? Quindi non possiamo in mezzo alla strada fare metterci in mezzo alla strada. Quindi chiaramente anche noi dobbiamo fare attenzione. Quindi, in caso di lesioni gravi, chiamare il soccorso medico, quindi o il 118 o il 112. 118 in Italia, 112 è un numero europeo, vale in tutta l'Europa, è un numero per la sicurezza, 112. Quindi in Italia 112 corrisponde ai carabinieri, o se no 118. Allora, cosa ci dice e ci consiglia per quanto riguarda i nostri quiz? Quindi noi dobbiamo rispondere a dei quiz e quindi ci adatteremo a quelle che sono le situazioni che ci propone. Allora, bisogna verificare se respira ancora e ci consiglia come fare, mettendo una mano sulla parte laterale bassa del torace o sull'addome, quindi se respira ancora dovrebbe gonfiarsi, quindi dovremmo sentire proprio lo spostamento dell'aria che entra ed esce. Poi mette anche l'orecchio vicino al naso, che si sente se esce il respiro. Poi una cosa importante, anche questo che ci consiglia di fare, estrarre i corpi estranei, inserendo lateralmente in bocca uno o due dita ad uncino. Quali sono i corpi estranei? Le dentiere, i residui di cibo, denti rotti. Perché? Perché potrebbe soffocare, ok? Quindi avere è chiaro che deve avere i guanti di gomma, quelli che hanno i medici. Comunque, questa dice, è una manovra che viene consigliata. Poi, altre manovre che dovremmo fare, controllare che ci sia presenza di battito cardiaco, quindi il punto dove si sente maggiormente sono le arterie, appunto, la giugulare e sul polso, e dove si sente maggiormente il flusso del sangue e si percepisce la pulsazione proprio, ok? Con due dita, e quindi se c'è battito cardiaco si sente qua che il cuore pulsa, quindi il sangue è in circolo. Poi, stato di incoscienza. Qui sono tutte le situazioni che troveremo sul quiz. Allora, cosa succede nello stato di incoscienza? Quindi, stato di incoscienza vuol dire che ho perso conoscenza, che sono svenuto. Di conseguenza, il ferito non reagisce a stimoli semplici, sono svenuto, per cui non reagisco più niente. Non è in grado di rispondere a domande e non è in grado di eseguire movimenti. Allora, per quanto riguarda le domande vere, verificare se respira. Quindi, se fatica a respirare, liberare il naso e bocca da ostruzioni, come abbiamo visto, mettere due dita e liberare da ostruzioni che potrebbe essere dentiera o residui di cibo. Quindi, questa sarà vera. Se respira poi in posizione laterale di sicurezza, che è questa qui su un fianco, ok? Su un fianco con il ginocchio girato in modo che non vada con la faccia, la testa appoggiata sulla spalla e reclinata indietro in modo che se avesse un rigurgito, non lo ingoia, un rigurgito di sangue, un'emorragia, ma la sputa fuori. Quindi, laterale di sicurezza, sdraiato sul fianco con testa estesa e bocca aperta rivolta all'esterno. Gamba piegata, braccia piegata per sostenere la testa. In caso di fuoriuscita di sangue dall'orecchio, poggiare il ferito sul lato della lesione. Va bene. Poi, definizione falsa, porre il ferito in posizione seduta. La posizione seduta vedremo quando c'è un trauma gabbia toracica. Se è svenuto, tanto che è svenuto, non sarebbe nemmeno seduto. Lo dobbiamo mettere in posizione di sicurezza. Chiaramente farlo camminare, se è svenuto non può camminare, non lo possiamo prendere a schiaffi e meno che meno somministrare gli alcolici. Quindi sono tutte situazioni che sarà rispondere falso.
quindi se un ferito è stato in coscienza può essere mosso solo se si accetta che non abbia traumi alla colonna vertebrale. Però se non siamo medici è difficile stabilirlo su una persona svenuta. Stato di shock. Lo stato di shock cosa comporta? È una caduta di pressione arteriosa. Quindi una caduta di pressione arteriosa può essere causata da una forte perdita di sangue, quindi una forte emorragia, per cui i nostri 5 litri di sangue si riducono a 4 o 3, di conseguenza c'è meno sangue che circola per cui abbiamo meno sangue completamente che circola nel nostro corpo. Può essere da una forte emozione, è chiaro che se ha avuto un incidente l'emozione c'è stata. Può essere da un forte dolore o un forte trauma. Quindi sono tutte situazioni che diminuisce la pressione di sangue al cervello. Come si manifesta? Pelle molto pallida e fredda, battiti deboli ma frequenti, sudore freddo sulla fronte e forte stato di agitazione. Quindi anche questa definizione qui che troveremo per quanto riguarda il tizio. Come dobbiamo comportarci? Noi, se cosciente, quindi non è svenuto, perché se è svenuto mettiamo in posizione laterale di sicurezza, altrimenti se cosciente, porre ferito supino, quindi coricato, con le gambe sollevate, per favorire così il sangue al cervello, perché visto che c'è un calo di pressione, dobbiamo fare in modo che quel sangue che è rimasto vada a irrorare principalmente il cervello e gli organi principali. Come non dobbiamo metterlo, al contrario. Quindi se cosciente, poi ferito in posizione seduta, quindi sarebbe il contrario. Oppure farlo camminare, oppure prendo lo schiaffo anche qui e sempre somministrare gli alcolici, non lo facciamo. Poi, in stato di shock, vabbè, è quello che abbiamo visto qua, coprire immediatamente. Beh, visto che c'ha pelle molto pallida e fredda, quindi c'ha, diciamo, brividi di freddo. Se ho la possibilità, lo copriamo. Non in questa posizione qui. Poi, trauma alla gabbia toracica, che può essere dovuto, ad esempio, da una persona che non aveva la cintura di sicurezza e da sbattere contro il volante e quindi non viene trattenuta la cintura di sicurezza, o una caduta dalla moto. Quindi, può comportare fratture di costole e dello sterno con possibili lesioni ai polmoni. Soprattutto se la gabbia toracica che protegge i polmoni si sono rotte e quindi possono andare a lesionare e quindi è il rischio di emorragia interna che non è percepita perché essendo interna non ha fuoriuscita di sangue. In questo caso l'infortunato respira fatica. Giustamente se sono rotte le costole respira fatica sì. Le labbra e unghie diventano durastre, comparsa dei sintomi dello shock, quella che abbiamo visto prima, ok? Quindi sudorazione, pallida, fredda, deboli battiti, e può generare un arresto respiratorio. Comportamento, se è cosciente, tamponare la ferita nel caso sia visibile e profonda, quindi se c'è una ferita cercare di tamponare con un panno pulito, chiaramente, in modo che i batteri non entrino nel circolo e quindi non rischiamo un'infezione. Ripeto, con un panno pulito, non con lo straccio con cui ho pulito i vetri. Facilitare la respirazione ponendo in posizione semiseduta, quindi in questo caso lo mettiamo in posizione semiseduta, perché così i polmoni, se fosse in posizione supina, si schiaccerebbero. Invece in questa posizione gli facilita la respirazione. E sempre assisterlo fino ai soccorsi. Cosa non dobbiamo fare? Farlo bere, tantomeno fumare o mangiare. Ecco qua, corpo esterno in occhio. Non consentire all'infortunato di toccarsi l'occhio per evitare danni ulteriori e potrebbe danneggiare maggiormente quello che è la pupilla o tutto l'occhio, perché il corpo esterno potrebbe fregare. Quindi attendere un intervento specializzato, quindi bendarglielo, tenere l'occhio chiuso e bendarglielo in modo che non muova l'occhio. Corpo estraneo nel corpo, quindi un pezzo di ferro o qualche cosa che mi è entrato nel corpo. Non consentire all'infortunato di toccarsi a parte interessata onde evitare danni ulteriori. Quindi anche qui cercare se c'è una ferita di lavarla con dell'acqua, in modo anche qui di togliere eventualmente il terriccio della polvere che ci sia per evitare un'infezione maggiore. Quindi pulire con dell'acqua, se c'è la possibilità, bendaglia in qualche modo. Se c'è il colpo estraneo, non estrarre il colpo estraneo perché potrebbe fare da tappo, perché magari se tolgo il colpo estraneo potrebbe aumentare quello che è l'emorragia. Invece il colpo estraneo potrebbe servire
da ridurre nel frattempo che abbiamo chiamato 118 e la fuoriuscita di sangue. Quindi sono infortunato che è stata un'abbondante emorragia esterna, bisogna cercare di arrestare la fuoriuscita di sangue. Quindi sempre a monte della ferita, o con una cinghia o comprimendo con le mani, sempre a monte quello che è la fuoriuscita di sangue. È chiaro che se è un'arteria, che partire un'arteria, 10 minuti e boh, finisce tutto, perché un'arteria, soprattutto l'arteria femorale, questa qui, o comunque le arterie quelle grosse, il cuore pompa velocemente e i nostri 5 litri di sangue in 5 minuti se ne vanno. Altre situazioni che potrebbero accadere in incidente, ustioni, quindi soprattutto un incidente in moto dove è rimasto magari sotto la marmitta o vicino al motore, il motore è caldo. Le ustioni si dividono in 3 gradi. Il primo grado per il rosario dolorante, che l'avremmo già avuta noi se siamo stati qualche volta al sole senza protezione. Quindi già si sente alla sera che non riesce a dormire e quindi la pelle diventa rossata, quindi sono già ustioni di primo grado. Secondo grado, pelle fortemente arrossata, vesciche dolorose molto intenso, quindi si creano quelle vesciche che sono piene di acqua. Terzo grado, che è quella proprio peggiore, pelle necrotizzata, quindi hanno preso fuoco gli indumenti e quindi si sono bruciati praticamente la pelle, e quindi tutto il centro nervoso, soprattutto la parte nervosa che è sotto la superficie, è carbonizzata, quindi a quel punto lì non sente più dolore. Infatti, non so se avete mai visto gente che ha avuto un incidente, comunque che ha preso fuoco, o quelli che si sono dati fuoco. Subito non hanno dolore perché la pelle viene proprio bruciata tutta e di conseguenza tutte le terminazioni nervose e subito non hanno dolore. Poi chiaramente vanno il rischio di blocco renale e quant'altro. Quindi chiaramente spegnere le fiamme vive, non lasciamo fare la torcia umana, cerchiamo di soffocare. Oltretutto dobbiamo fare attenzione: se questo si mette a correre potrebbe essere pericoloso perché con l'aria potrebbe alimentare ulteriormente le fiamme. Quindi cercare di buttarlo a terra, cercare di spegnere le fiamme con delle coperte. Se un ustione invece dove non ci sono fiamme, ma ad esempio ho urtato quello che è la marmitta, quindi la caviglia o coso, invece gli altri, o comunque buttargli dell'acqua. In ogni caso l'acqua inizia a raffreddare quello che è il corpo che si è ustionato. E poi coprire l'ustione al busto con materiale possibilmente quelle coperte quella che abbiamo visto prima, che sono proprio quelle che usano in caso di incidente, queste coperte qua. Se ce l'abbiamo, è difficile ce l'abbiamo. Poi, non staccare i brandelli di tessuto dalla pelle, quindi non è che li stacchiamo, perché sennò tiriamo via tutto, insieme al tessuto tiriamo via tutto quanto. Evitare qualunque forma di medicazione, quindi non gli buttiamo assolutamente dell'alcol addosso, o comunque, ripeto, solamente eventualmente dell'acqua. Frattura degli arti, la frattura può essere esposta se fuoriesce il mancone e lacera i tessuti. Quindi la frattura dell'arto di un osso, di quello che è, può uscire. Quindi quando esce fuori mi taglia tutte le fasce muscolari, mi taglia eventualmente tendini e quant'altro e ci può essere un'emorragia. Oppure può essere non esposta ma può essere interna. Quindi dolore violento muovendo l'arto, quindi è chiaro che un osso rotto l'arto non lo muovo più e quindi sento dolore. Deformazione dell'area lesa, quindi se non c'è fuoriuscita dell'osso, chiaramente si gonfia la parte lesa, anche perché magari c'è un'emorragia interna. Gonfiore e arto non mobile, perché chiaro, se è rotto non può muoversi perché fa male. Comportamento: bloccare l'arto infortunato con mezzi di fortuna, quindi quello che potrebbe essere una fascia, un foulard, quello che è una stecca. Ciao. Attuare se necessario le manovre anti-shock, quelle che abbiamo visto prima, quindi perché un forte dolore abbiamo visto che potrebbe creare uno stato di shock. Quindi lo posizioniamo in posizione anti-shock, quello supino con le gambe alzate. Pulire e coprire la ferita con panno pulito, sempre per lo stesso motivo, in modo da evitare che ci sia un'infezione, batteri o terriccio che va nella ferita. Assistere il ferito, questo sempre in arrivo del primo soccorso. Non dobbiamo muovere l'arto infortunato, quindi non lo tiriamo, giriamo o cosa, al fine di valutare l'entità della frattura. Definizioni che andiamo a trovare. Durante l'intervento di primo soccorso non bisogna mai toccare il ferito se non è ancora arrivata la polizia, è falso, ok? Dipende appunto dall'entità, quello lo valutiamo sul momento. Poi, il fine del primo soccorso è quello di chiedere subito al ferito come è avvenuto l'incidente.
Quindi è chiaro che non gli vado a chiedere come stai, cosa è successo, ma gli vado da destra, c'è il semaforo. Se è un infoltato della strada, una ferita sanguinante ed è incosciente, bisogna dargli da bere acqua o tè? Assolutamente no, perché se è infortunato e incosciente non è che possiamo dare da bere niente. Durante un intervento di primo soccorso, se l'infortunato ha una ferita sanguinante, si devono togliere subito gli eventuali, grazie Elisa, corpi estranei in essa presenti e successivamente coprire la ferita è falso perché abbiamo detto non togliamo niente. Dietro il luogo di un incidente stradale deve allontanarsi sempre subito dal luogo in cui si è verificato. Attenzione che ci rischiamo omissione di soccorso e quindi andiamo nel penale se oltretutto siamo noi che abbiamo causato l'incidente. Se l'incidente è successo già da 10 minuti, quando noi arriviamo, vediamo che c'è già un gruppo di persone vicino. A quel punto lì non andiamo anche noi perché rischiamo di creare confusione. Quindi vediamo che ci sono già veicoli che sono fermati, persone, quant'altro, che stanno prendendo l'ambulanza. È inutile andare, a meno che siano dei medici, allora in quel caso lì potremmo effettivamente dare una mano. Ma se siamo solamente dei curiosi, evitiamo di andare. Ok, un giro di domande anche qua che riusciamo. Allora, Elisa. Se è infortunato della strada, riportato frattura agli arti, bisogna chiedergli di muovergli per valutare il tipo di lesione. Certamente. Davide, lo stato di shock può manifestarsi con improvvisa pronuncia di frasi e parole senza senso. Vero, quindi è chiaro, spaventato tutto, potrebbe dire anche delle stupidaggini. Mattia, se è infortunato della strada, ha una ferita sanguinante, si deve versare di sopra acqua calda per fermare il sanguinamento. Falso. Falso, ok. Eventualmente acqua fredda, ma non acqua calda. Valentino, se ho infortunato la strada, è entrato un corpo estraneo in occhio, bisogna bendarlo, evitando di toccarlo fino all'intervento dello specialista. Valentino, non ce l'abbiamo più. Niente, Tiziana, se ho infortunato la strada, è entrato un corpo estraneo in occhio, bisogna bendarlo, evitando di toccarlo fino all'intervento dello specialista. Vero. Ok? Vanessa, nell'intervento di primo soccorso bisogna evitare per quanto possibile che il ferito subisca ulteriori danni. Sì? Anita, il fine del primo soccorso è quello di assistere il ferito come meglio possibile in attesa che arrivi il soccorso medico. Ok? Diana, se un ferito della strada è in stato di incoscienza può essere mosso solo se si certi che non abbia traumi alla colonna vertebrale e ardita. Se l'infettato della strada ha riportato frattura agli arti con fuoriuscita di osso, bisogna cercare di riposizionare i tessuti. Falso. Ok, vediamo cosa abbiamo ancora, se è finito questo capitolo. Domani è giovedì. Sì, anche stasera. Ok, quindi domani il primo soccorso è finito, abbiamo finito un altro capitolo, meglio, meglio, sta andando bene e abbiamo. Assicurazione, l'assicurazione è un altro bel problema questo. No problema, perché uno che capito come patenti che sono quelli che creano più inconvenienti per gli esami. Ok? Va bene, allora ci vediamo domani. Lo troverete poi registrata se volete rivederla, altrimenti stasera, se avete piacere, siamo qua. Posso dire una cosa? Io domani andavo e venerdì non ci puoi registrare la lezione. Sì, ma registro sempre. Ah, Ok, venerdì, tanto venerdì facciamo un quiz. Quindi, ok. E come si fa, scusi, signor Beppe, a registrarsi per Sì. rivedere la lezione? Allora, va bene. Va bene, tanto online c'è. Ok, avete Zoom. Ciao. Auguri. Ciao. Allora, per rivedere la lezione, devi andare su YouTube. Grazie, vai su YouTube, cerchi Autoscuola Basile, sono tutte memorizzate con la data e gli argomenti. Quindi adesso queste qui non ho ancora fatto, chiaramente. Comunque, ci sarà la data di oggi, 5 aprile 23, e mettiamo incidenti stradali, patente B, incidenti stradali. Ok, sì, Ok? vado a vedere quello di ieri. Sì. Ok, Quella di va bene. ieri non so se ancora, forse non è ancora stata Ah, segnata. Comunque, vedi la data, ok? sì, ok, va bene. Grazie. Grazie, buon pomeriggio. Andiamo. Grazie. Allora, termina.